Cosa hai trovato di bello? Le sopracciglia bianche. Vi faccio vedere un po' di foto. Pa, 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 pa. Foto mie fatte da Yuka. Ecco, questa è la giacca, tra l'altro, usata nel video di Alive. Che bei capelli. Grazie, è il mio nuovo look. Moda trend. Sì. Collezione autunno-inverno cugino Hitler. Maglietta sporca. Questa io mi devo comprare. Anche se ti esce la fronte, sono una gnocca di bambù. Quando poi c'è la gente che dice: ah, nei video di Seba dice cazzate, sono tutte balle, non è vero nulla. Eccolo qua. Trattoria tanta bocca. Divisorio, casomai che poi socializzi. Andiamo a mangiare la soba. La soba sta su uno scolapasta. Abnorme. Mi hanno detto che devo sposare Kumiko. Se arriviamo a 100.000 like. Ciao a tutti, vi piace con la nuova moda trend? Sì. Per italiani in Giappone. Quindi se siete la italiani, dove sta? Se siete italiani non importa, tu okay. Ma imparerai a usare gli altri sensi. Ok. E quindi vabbè, siete pronti per un nuovo day in my life? Così è meglio. Sì, è meglio così. Ok. Oggi stiamo facendo una visita al museo con un italiano in Giappone. Ciao, entriamo. Questa è la riproduzione del Ryoanji a Kyoto. Dovete sapere che Sasori vive a Kyoto e fa lo scrittore. Esattamente. Ed ecco la fontana. Già che siamo qui vi porto a Gintoki, che è una delle marche per cui lavoro. E stai sicuri? Konnichiwa, come va? Genki? E tu stai sicuri? Ciao! Anche one day in my life, Tekina. Sai chi in Italia gode dogatotteru? Ah, sono che di ultimo faccio i video in italiano, per cui vi faccio vedere un negozio di gioielli. Mi portano il capo. Io ho lavorato con loro, vi faccio vedere un po' di foto. Figo, guardate che bello questo anello con la maschera della kitsune, è bellissimo. Se non vi siete ancora visti il video sugli yokai con la kitsune, che tra l'altro è anche in Naruto, andatevelo a vedere qui, eh. Anche questa me la sono messa, vi lascio una foto qua. Comunque si trova giusto a Harajuku. Quindi se volete farci un salto andate a trovare i nostri amici qui. Ciao ciao. Che non stanno sponsorizzando il video. Questa è praticamente la famosissima marca White Clover. Hanno fatto tutti questi gioielli ufficiali di One Piece. Guardate come sono belli, che ovviamente non riesco a farveli vedere. Guardate come sono belli questi. Lo consiglieresti? Arigato. E qui sotto c'è anche Yuri on Ice. Sapete che anch'io sono bravissimo ad andare sui pattini. Vi lascio un pezzettino del video di Seba che va a pattinare a Mejijinku. E guardate che qua potete anche cambiarvi i soldi. Quindi direttamente da Takesta potete venire qua, cambiare i soldi e anche guardare le analitiche del mio YouTube. Ah no. Sapete che io avevo collaborato, ho collaborato un po' con quasi tutte queste marche, però soprattutto con Buffer, anche uscita come tipo la... Era anche uscita su un giornale proprio la copertina con me che indossavo questa marca, vi lascio la foto qui. E c'era sto pezzo enorme che pesava un quintale, comunque molto bella. Ditemi nei commenti se vi sono piaciute queste accessorie, cosa ne pensate. Questo l'ha fatto il designer di Transformer. Guardate che figo, è proprio fatto nei minimi dettagli. E tra l'altro io so che non è solo questo, ma c'è anche un ragno gigante qua che l'ha fatto lo stesso tipo, che doveva essere nel video di Killing Me. Vi ricordate quel video orrendo che poi non è mai uscito, che ci ho fatto il video reaction? Ecco, anche questo doveva essere la navicella. Per fortuna non abbiamo speso ulteriori soldi. Bye. Ciao ciao, bye bye. Bye. Qua sotto c'è una vecchina troppo super psicopatica. Sì, lo so che le cose costano tantissimo, però è far ridere, sì. Poi lei ci ha avuto clienti super bestie tipo... Sì, 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 Sugiso. Ti vuoi mangiare anche te un zucchero figato gigante? Penso che piuttosto preferisco solo... In realtà sono andata a mangiarlo con i mates, vi lascio una foto qui. Ecco, questa è la giacca tra l'altro di che ho usato nel video di Alive. Trailer. Questo è un video... Oh mio Dio, si è allargato questo negozio. Ah, konnichiwa. Andiamo a trovare un altro mio amico. Jiko shoukai, presentati. I'm Seiji. Sai che un sacco di gente mi chiede sempre dove compro le mie giacche fighe? Tu non le compri le giacche fighe?
Come? Sì che le compro. Te le regalano. Vabbè, oh, però prima ne comprate tante, vedete? E questa tra l'altro è doppia faccia, vedi? Perché poi tipo la puoi usare anche da questo. No, questa no. Però spesso si possono usare double, quindi da una parte e anche dall'altra. Qua c'hanno tutti i cappelli possibili ed immaginabili. Tra l'altro anche lui era andato a mangiare lo zucchero filato coi mates. Rimettiamo la foto. Ecco qua, camminiamo per le vie di Takeshita. È diverso camminare da Takeshita o è simile alle vie di Kyoto? Uguale, uguale. Oh, guarda, io dovrei comprarmi questa, visto che mi hanno detto che mi sono abbronzato. Chi è che abbronzato? Modello numero 4, maglietta sporca. Modello numero 5, maglietta macchiata. Ah sì, hai hai. Questa addirittura è maglietta con macchie di sudore. Odeko ga detemo utsukushi. Sai cosa c'è scritto qua? Questa io mi devo comprare. Anche se ti esce la fronte, sono una gnocca di bambù. Che figo. Anch'io lo voglio il cotton ombrello. Guardate che meraviglia questo negozio. Cosa vende? Guarda, se tipo... vende pareti. Vende pareti colorate male. Ok, che figo. Grazie. Comunque nel negozio di prima mi hanno detto che c'è a Yoyogi un caffè che sta esponendo foto mie. Quindi poi andiamo a vedercelo. Foto mie fatte da Yuka. A te piacciono le foto mie da modeling? Soprattutto quelle senza, quelle senza veli, ma quelle senza veli davanti a tutto. Eh beh sì, l'importante è coprire un po'. La collezione autunno inverno cugino Itta, la mia preferita. Ancora ci sono le lolitte. Però è carina questa strada. A me basta, io ci avevo fatto delle live, parlavo. Infatti ha chiuso, vedete, infatti è fallito tutto. Ma non è vero, non è vero. Cioè, avevo i capelli ricci, stavo benissimo. Adesso andiamo a mangiare o andiamo a vedere la mostra di foto mie? Andiamo a mangiare le foto tue. Oppure andiamo a mangiare dove sta la mostra di foto tue. Eh no, un caffè, ma sicuramente farà cagare, se no non mettevano. Guardate, sapete da chi si sono ispirati Super Mario per fare Teresa, il fantasma? A queste tombine giapponesi, vedete con la faccina. Quanto dobbiamo stare a guardare questa tombina? È un bel tombino, il tombino. Invece a Kyoto c'è quello che sorride. Eh sì, no, qua invece si lavora. Che si lavora. Comunque no, voglio già dare una mini news che in realtà non potrei darvi, ma ve la do lo stesso tanto. Sto dando una news. Ma te l'ho appena data a te, scemo. News delle news è che forse farò un reality show in Giappone, quindi già lì fa ridere. Ve la dico perché tanto, cioè, non è che mi hanno detto che non posso dirlo. E poi è per un canale italiano. Ma sì, vabbè. Ma sì, dai, vabbè, se faccio un reality show voi come lo vedreste? Comunque sarà un reality show alla giapponese, quindi sarà reality fino a un certo punto. Mi vedrete sempre con i capelli perfetti, tranquilli. Ma senza occhi. Manda dei baci stellari a Valeria. Stellari? No, non la conosci. Come sono i baci stellari? Non lo so, prova, improvvisa. Beh, dai, più o meno. Su canon. Sì, perché ti osservano dappertutto. Quando poi c'è la gente che dice, ah, nei video di Seba dice cazzate, sono tutte balle, non è vero nulla. Eccolo qua. Ecco qui, mi la stai, guarda. Tangibile e tocchicciabile del Miteruso. Ve lo ricordate cosa vuol dire? Guardate quanto è bella questa casa. Cioè, questo si era fatto una casa normale, poi gli hanno detto che sono finiti i soldi, gli hanno tagliato a metà per... Vedi, taglio fondi! E andiamo, facciamo un parco. Guardate che bello questo parco, il parco più bello di Tokyo, in pieno stile Edo. No, vabbè, questo è da vedere. Le panchine col divisorio, casomai che poi socializzi. Sì. Cioè, qui devono stare. No, queste bambini... sono proprio anticoppie. Allora, qui ci metti i bambini, no, gaijin, qua ci metti i bambini giapponesi che non socializzano. Sì, sì, infatti guarda i gaijin come l'hanno rovinato. Quanto ci siamo divertiti, proprio, ed è subito festa. Pazze emozioni in Giappone. Pazze emozioni. Ma questo è il tuo ristorante preferito? Non è così? Bocca. È proprio tanta bocca. Ed ecco la trattoria Tanta Bocca. Vabbè, comunque salutiamo così la trattoria Tanta Bocca, dove non andremo a mangiare. Abbiamo deciso di andare a mangiare là? Soba, andiamo a mangiare la soba. Che bei capelli. Grazie, è il mio nuovo look. A chi ti sei ispirato? Valeria Marini. Ciao Valeria. Ciao. Ok, ora ci mangiamo a soba. Guarda che carina la nostra carabaccia. Ci ha portato il menù in inglese, credo. Sì. In inglese, così. No, ma in realtà in tutte e due le lingue c'è anche scritto in giapponese. Ma magari... lei l'ha portato tutto in inglese, tipo. No. Però c'è quello in giapponese. Oh, mio Dio, ma costa poco comunque, perché ci sono anche i vari set, però non voglio il curry. Tu cosa prendi? Qui dice che se paghi 150 yen extra, la dimensione diventa abnorme. 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 Ma è più bello di qui? O qui?
Majoretta è più bella. Dovete sapere che lui è un altro degli italiani sposati con una giapponese. Majoretta. Questo è l'uovo. Comunque abbiamo deciso cosa mangiare. Decidere è sempre un problema. Tra l'altro c'è anche il ramen alla versione cinese, il tanmen. Sai che fai tanto turisti per caso? Io? Sembri, fai tanto turisti per caso. Aspetta, rimani così come eri? Guardate, guardate. Cosa hai trovato di bello? Le sopracciglia bianche. Ne ho uno per lato e basta. Uno di qua e uno di qua. Mi hanno detto che devo sposare Kumiko. Se arriviamo a 100.000 like. Questa non è una promessa, ma è una profezia. Una profezia, non lo so, guardate. È che io sono uno spirito libero. Farete un bambino che chiamerete Ken. No, lo chiameremo Taro. E poi se ci spostiamo in Corea lo chiameremo Kim. Kim. Tutti coreani. Vabbè, adesso noi mangiamo questa sobina. Guarda che è un casino fare video di cucina. Però guarda che quality, non vorrei. Guarda che roba. Che figo. È figo, vero? Vedete, prendete la soba, la mettete giù nella salsa di soia. La soba sottolineatamente sta su una specie di scolapasta. Possiamo chiamare scolapasta. La soba sta su uno scolapaste. Così si toglie via tutto il liquido, diventa bella asciuttina e fredda. La metti in questa qui che sottolineatamente è salsa di soia e acqua praticamente. La intingete nella salsa di soia, anzi la fate proprio annegare nella salsa di soia e acqua. Io la toccio in maniera disumana, però vabbè. Poi se ci vuoi ci metti wasabi, ma a me fa schifo. E poi ci metti questa che... A te non piace? No. Ah, neghi? Nego tutto. A me piace. Questa si chiama neghi, a me piace con anche quella. Oh, guardate che bello il cellulare con i gnomini di Naruto. Che carino Naruto. E poi lo ritogli da qua e tomani. Iniziamo a mettere giù. Qui intingiamo la nori. Poi aggiungiamo tutto questo ben di Dio. Il wasabi. Mettiamo anche la neghi, mescoliamo un po' e adesso mettiamo la soba. Tra l'altro io soba l'ho già mangiata in un video perché l'ho mangiata in occasione per il mio canale a cazzo tanto tempo fa, però è la prima volta che lo mangio per il mio canale principale. Voi lo seguite, vero, il mio canale a cazzo? Bisogna dire anche che dopo c'è l'acqua calda per la zuppetta così. E se finite la zuppetta poi potete aggiungere quest'acqua calda e potete anche berlo, è buonissimo. Noi ci gustiamo questo buonissima tempura e ci mangiamo questa soba e ci vediamo dopo. Saluta! Yeah. Itadakimasu. Un italiano in Giappone. Anzi, due italiani in Giappone. Un italiano in Giappone c'ha un blog in cui tratta di vari argomenti. Se vi può interessare andatevelo a vedere. Vi lascio il link in description. Andiamo a Yuri on... Andiamo a Yuri on Ice Cafe. Quanto costa? Se non costa un rene ci possiamo... Lo stanno smantellando. Ah, quindi è già finito. Sì. Guardate che qua c'era il caffè di Yuri on Ice e... Però si è sciolto perché sta arrivando l'estate e quindi non è più Yuri on Ice. Yuri on Fire. Guardate, questo mi piace. Oh, hai detto Fire? Ho detto trailer. Ma che vento c'è? Sembra che ci sia un tornado. Trailer. Grazie alle calamità naturali ci hai fatto un ma tra... è vero. Ebbene, e adesso dalla meravigliosa e ridente Harajuku ci siamo spostati a Shinjuku. Andiamo in cima a questo grattacielo. Quindi vuoi andare high? High. Higher. Guardate
quanto verde che c'è a Tokyo, che poi i miei amici a Trento dicono che non c'è verde. Ah, addirittura pure sulle pareti. Madonna, abbiamo i giardini d'inverno, noi abbiamo le stazioni d'inverno perché siamo avanti. Questa è la Uniqlo, che è uno dei marchi più grandi del Giappone, giusto? Sì, tra un po' arriva anche in Italia, tra l'altro. Ah, davvero? Sta per arrivare Uniqlo in Italia? Esatto. Secondo me solo per il nome la portano in Italia, sì, sì, vero? Sì, solamente solo per quello. E dicevi che sta fallendo? Eh sì, un paio d'anni fa era super bomba, invece adesso è proprio folle. Trailer! No, comunque, a parte gli scherzi, Uniqlo non sta fallendo, anzi, Uniqlo sta andando sempre più su. Oh mio Dio, un altro tombino a tre occhi! Spettacolo! Che bello, guardate, se c'è una delle cose più belle del Giappone sono proprio i... Tombini! Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi a questo canale, andatevi a vedere il suo blog e condividete questo video. Mi sembra giusto. Puoi dire un'ultima cosa? Un'ultima cosa! Se questo video arriverà a 1000 like, faremo un nuovo video a Tokyo, davanti alla casa dove è stato girato il famosissimo film The Grudge. Ciao!